Buondì, mi sono Raffaele Serafini, sono dei fondatori del Banco del San Marco in Veneto e l'idea è fondare una banca, magari non una banca convenzionale come uno immagina che è stampa carta, ma una banca che cerca di ridare il valore in mano alla gente. Perché ridare il valore in mano alla gente? Guarda, questo tocco qua da 500 euro, questo tocco da 100 euro, questo tocco da 20 sterline. Diga, sette robe in comune. La prima è chiesa di carta. La seconda è che, oltre a avere per il valore della carta, i va per il credito che ha la Comunità Europea, la Gran Bretagna, ma nel momento nel quale un Stato non ha più credito, si tocchi e carta. E i cittadini, i sudditi di questi stati, di queste entità geopolitiche, li resta in mano con la carta, che si svaluta addirittura, la regia svaluta. E quello che è successo negli ultimi due secoli è che i sudditi degli stati, dei nuovi stati, si sta espropriando del valore. Un tempo la gente girava con i schei in metallo prezioso. Abbiamo rubli, per esempio, abbiamo dollari. E allora abbiamo detto, ma a sto punto, visto che mi dai in mano un tocco da 500 euro di carta, ma perché la Banca Centrale Europea non mi dà in mano 10 grammi di oro con scritto su 500 euro? Cioè, non domando de pino, domando 15 o 20 grammi di oro in mano. Dammi un tocchetto di oro con scritto su 500 euro. Al manco, se va in mona l'Europa, se va in mona l'euro, me resta in mano è il tocco d'oro, neanche questo. Anzi, la truffa la è ancora peggiore. I te metti in ogni paesetto del Veneto, parliamo di 500 corompa oro, che fa da impiria, da imbuto, a tutto l'oro che c'è in Veneto, perché il Veneto è sostanzialmente una miniera in piena di oro. Il meglio modo per estrarlo è quello di creare la crisi, stampare schede carta, e la gente volontariamente le va dei crompa oro, le dona l'oro e ti dà la carta. Questa è una truffa mostruosa, si deve espropriare la popolazione dell'unico valore che restava oltre a quello del lavoro. Allora, proviamo a ridare il valore in mano alle persone, invece di lasciarlo negli stati, visto che gli stati vuoi darti carta. Perché non proviamo a far circolare, almeno nelle operazioni spicciole, almeno non dico nelle operazioni internazionali, ma proviamo nelle operazioni spicciole a ridare in mano il metallo. Stampiamo 10 euro, 5 euro, 2 euro e mezzo, 5 euro, 10 euro in metallo prezioso. E cominciamo a fare le transazioni con questo. Se va mai stato, se fallisse l'Italia, se fallisse l'Europa, se l'euro va in figa, al manco restiamo in manco l'argento. Al manco quello ne resta, perché qua così con la carta sembra una bubarata e basta, è l'unico valore che ha. Quindi l'idea di stampare argento certificato, fra l'altro da orefici fezzo seriamente, è proprio quella di insegnare alla popolazione a riappropriarsi del valore e tenerlo in mano, perché il valore è da tenerlo in mano chi che lo ha, non qualcun altro che ti dice che vale.